Physio. Air Physio combina la respirazione profonda con pressione espiratoria positiva oscillante, detta anche terapia OPEP. Inizia sedendoti su una sedia, con la schiena dritta ed il collo esteso. Fai un respiro profondo e trattienilo per 2-3 secondi. Posa l'Air Physio all'interno della bocca, solleva il tappo trasparente verso l'alto, soffia all'interno del dispositivo per 3-5 secondi con respiri costanti e rilassati. Non tentare di soffiare troppo forte per far sollevare la sfera in acciaio col primo respiro. Usa il dispositivo fino ad un totale di 5 minuti, una o due volte al minuto. L'obiettivo è quello di usare il dispositivo per 10 minuti in tutto. Usa il dispositivo una o due volte al minuto per 5 minuti, o se inizi ad avere il fiato corto o ad avere una sensazione di stordimento, usa il dispositivo una volta al minuto nel giro di 10 minuti, alternandolo a respiri profondi. Cosa evitare durante l'uso di Air Physio? Non provare a soffiare in maniera troppo forte o veloce. L'obiettivo è quello di far alzare la sfera in acciaio solo un po' rispetto al cono, creando un'oscillazione. Se tutta l'aria dai polmoni viene soffiata fuori immediatamente, o se si tenta di forzare la sfera a sollevarsi troppo in alto per arrivare alla cima del tappo, allora i muscoli polmonari verranno sforzati troppo ed il dispositivo non funzionerà come dovrebbe. Se non riesci a sollevare la sfera durante i primi tentativi, non preoccuparti. Stai comunque creando la pressione espiratoria positiva nei polmoni, che attiva l'azione dell'escalator mucociliare ed aiuta ad iniziare il processo di eliminazione. Questo dovrebbe aiutarti a respirare più facilmente e ad espandere i polmoni, lavorando per offrirti sufficiente funzione polmonare da permettere di sollevare la sfera quando i polmoni stessi lavoreranno meglio. La perseveranza è essenziale.